Buongiorno, buongiorno, ospiti d'eccezione oggi a WW Radio Vertigo One, niente po' di meno che Cocchi Renato, benvenuti. Ciao, io sono Renato, poi vi passerò Cocchi. Benissimo, benissimo, come abbiamo detto poc'anzi, esatto. Esatto. Bellissimo, non poteva esserci inizio migliore. E a proposito di inizi, ecco, io vorrei partire con una testimonianza che è vera perché è di mia madre. Parliamo degli anni 60, Cesenatico, Hotel Internazionale, Il Peccato Veniale, non so se ricordate. Avevate una 1100. Sì, tanti, gli anni della Cesenatico, sì, anche se noi, tu pensa che per sbarcare il lunario noi facevamo anche dei panini per far quadrare le cose. Quindi facevamo il cabaret alla fine della serata da ballo. E poi con Ligno e Cocchi e il Topolo e Pancera Lauzi cantavamo un po' di canzoni del cabaret, facevamo anche dei panini, cioè nel senso che aiutavamo a tagliare il pane e così che fare. I panini insomma per portare a casa la sopravvivenza. Ci siamo divertiti tanto perché lì c'era in vacanza Dario Fo, ci trovavamo un mattino in spiaggia. Era di Giorgio Ghezzi la sì, Peccato Veniale di Giorgio Ghezzi, ecco, dopo qualche anno dopo che fare i panini andavamo da Giorgio Ghezzi. Come porti i capelli, bella bionda? Ah, guardi, io non ho una regola fissa perché io nasco castano chiaro, ma perché i miei capelli sono castano chiaro. Poi arriviamo agli anni della TV, quelli della domenica, soprattutto Il Poeta al Contadino. Un umorismo un po' surreale a cui il pubblico non era ancora abituato, ma li avete abituati in fretta. Beh sì, soprattutto i giovani, perché insomma quelli che erano un po' più anziani di noi ci guardavano con gli occhi sbarrati e non capivano cosa dicessimo. Non si divertivano per niente. Invece i giovani ci sono stati, già hanno abbracciato il nostro modo di fare, insomma è stata la nostra fortuna, ecco. Mezzo marinaio, venga marinaio, faccio vedere il bulbo, marinaio. Io vorrei ricordare, correggetemi se sbaglio, che comunque il vostro binomio non si è mai scisso completamente. Vorrei ricordare anche al cinema, per esempio, Luna di miele in tre, piuttosto che già citato Telefoni bianchi con Dino Risi, no? Sì, quindi sì, voglio sì, dire, sì. Il rapporto c'è sempre stato. Poi arriviamo ovviamente a quelli che cabaret. Abbiamo fatto qualche film insieme, Cocchi poi ha fatto i suoi, gli film io ho fatto i miei, e poi Cocchi si è dedicato un po' di più al teatro, e io inizio al cinema, e poi ci siamo incontrati nel 2000 e da allora in poi ogni anno facciamo una tournée di teatro. In questo momento vi sto parlando dal Friuli. Ah bene, io sono nato a Udine, quindi mi fa particolarmente piacere. Dove, ecco, di preciso? Abbiamo appena mangiato un piatto di prosciutto a San Daniele. Beh, San Daniele mi sembra giusto. Siamo sotto al limite. Ecco, per chiudere questo discorso cinema, io ho un debole per un film di Lattuada che ha lavorato anche con Maccari, che appunto era mio zio, aveva fatto due film, sì, che è O Serafina, che era un film esatto, struggente, soprattutto nella seconda parte, no? Ricordiamolo, tra l'altro io curo anche colonne sonore nel mio programma Proghe Dintorni, era di Fred Buongusto. Eccomi qua, buongiorno a tutta la famiglia, menù del giorno, semi di zucca e girasole, bella giornata oggi, Lattuada è stato un maestro per me, poi avevo una casa lì sul Lago Maggiore, quindi l'abbiamo preparato lì, un film un po' tribolato perché poi c'erano gli uccelli, non so se ti ricordi, e quindi ho dovuto passare un paio di mesi in una casa che aveva attorno una rete perché gli uccelli abituassero la mia presenza, quindi una sorta di San Francesco dei tempi moderni, se vogliamo dire così, infatti, una favola ecologica molto bella. Prima parte anche forte, comunque con scene abbastanza particolari, e seconda parte di una poesia, di una tenerezza incredibile. Arrivano in un manicomio e quindi si conoscono dei personaggi, Daniele De Lazzaro, Serafina e Renato Pozzetto, sempre vestito col pigiama. E la cosa incredibile è che comunque questa colonna sonora di Fred Buongusto ha delle valenze assolutamente proprie. Thank you.
Eccola qua la parte a cui mi riferivo. Sentite questi sintetizzatori, confrontateli con certe cose che facevano i New Trolls in quell'anno, assolutamente degni di merito. Già qualcosa di jazz rock, quasi gong del 75-76. Un viaggio in India andava molto di moda quegli anni per cercare dentro se stessi. L'abbiamo detto tante volte, cosa contraddistingue una colonna sonora? Il fatto di riproporre un tema con tante variazioni, tante sfumature diverse. E questo, ad esempio, è un momento così di introspezione psicologica, di analisi di se stessi, come sta facendo Serafina nel film. La musica segue questa onda e, come stiamo sentendo, si arriva quasi alla pace dopo il momento molto concitato che abbiamo sentito poc'anzi. Ottimo Fred Buongusto, devo dire, aveva già lavorato tra l'altro con La Tuada in Ne farò padre, piuttosto che Bianco Rosso Eker, un film abbastanza sottovalutato perché c'erano Sofia Loren e Celentano, con qualche momento comico ma molto drammatico. Quindi anche in quel caso, grande colonna sonora di Fred Buongusto. Tanto sta per arrivare un sintetizzatore Moog, che è proprio uno dei marchi del prog, quindi siamo in perfetto tema. E anche poi nella Cicala, con una giovanissima Barbara De Rossi piuttosto che Virginia Lisi, e lì siamo già nell'80, quindi si sentono anche ritmiche più incalzanti, il funk e quant'altro. La cosa bella di questo film è che è veramente completo a livello di colonne sonore. Abbiamo sentito la chitarra classica dell'inizio, Renato che parlava con gli uccellini, San Francesco ai tempi nostri, ma il finale è assolutamente in clima, appunto, metà anni 70 verso la fine del decennio, e quindi subentra anche una ritmica molto funky. Siamo perfettamente in tema, direi. Stanno partendo dalla campagna, arriverà una bellissima scena finale che arrivano in Piazza Duomo a cavallo di una carrozza, quindi molta poesia, però anche inserita in un contesto assolutamente attuale. Tanto funky, e noi cosa facciamo? Possiamo soltanto ascoltarlo, direi. Parlavo di funky, ovviamente cosa poteva succedere se non il fatto che si accendessero delle luci fosforescenti di un ottimo azzurro, no? Che sta benissimo, direi, col tono del film O Serafina, no? C'è tanto ridere verde, ma c'è anche tanta poesia celeste. E qui il gran finale con tutti gli uccelli, come aveva raccontato peraltro Renato, che vengono liberati nell'aria per questa favola moderna. Sorta di San Francesco dei tempi moderni, se vogliamo dire così. Infatti, una favola ecologica infatti. Molto bella. Sì. Così come il mitico sono fotogenico con quella scena in cui fa sempre la stessa faccia, ma la fa in maniera egregia. E adesso vorrei coinvolgere Dino Risi, esatto, che era anche regista di Telefoni Bianchi. Io adesso vorrei coinvolgere però anche l'ottimo Cochi. Ce lo passo. Grazie. Ciao.
Pronto? Eccolo qua, è Cochi, vero? Eccomi, sì, sono io. Buona giornata. Anche a te e a tutti quelli che grazie ascoltano. Mille. Niente, con Renato già ricordavamo un po' gli inizi. Io ho citato Cesenatico per ricordi da parte di mia madre. Vorrei anche una testimonianza di Cochi a questo punto, con Giorgio Ghezzi. Di Cesenatico? Sì, l'internazionale, gli anni della gavetta. E diciamo che sono stati gli anni, nel 64 eravamo lì, figurati un po' quanti anni fa. E niente, è stato un periodo molto bello perché, come tutti i romagnoli che sono così ospitali e simpatici, ci siamo creati un sacco di amicizie lì in zona, ragazze e ragazzi di tutti i sessi. Sì. E quindi abbiamo avuto un periodo di permanenza felicissimo. E poi, come ti ha ricordato Renato, c'era Dario Fo, successivamente con Iannacci, andavamo addirittura a fare le vacanze lì. Il grande quindi... Enzo Iannacci. Ogni tanto fanno rivedere in TV qualche vostra performance, anche quando avete cantato dei brani insieme, sempre bellissimo. Sì, certo. È stata la nostra epoca d'oro quella, certo. Sì. Pole, fa' il tacchino. Qua, l'occhietta. Chicchirichi fa il pilcino. E di noi che cosa sarà? No, io parlavo anche con Renato del discorso di saxophone, no? Perché in realtà voi non vi siete mai divisi completamente. Quello fu No, abbiamo avuto varie occasioni, diciamo, nel cinema anche di fare delle cose insieme. Film o episodi o Sturmtruppen. Poi diciamo che io ho continuato a fare teatro e Renato ha fatto tanto cinema, insomma. Sono un po' sparito sia dai teleschermi che dai grandi schermi, infatti pensavano fossi morto. No, in teatro sappiamo bene che l'esistenza c'era, Luna di miele in tre, piuttosto che Telefoni bianchi, certo. Saxofon con la regia di Renato, in cui ci sono stati proprio tutti gli amici. Vorrei citare tra gli altri, menzione d'onore, veramente splendida, quel film Mariangela Melato, se mi permettete. Certo, sì. Poi c'erano i nostri amici, Felice Andreasi, Teocoli, Bobby, certo. C'erano tutti. Vi chiedo, arrivati a questo punto, cos'è l'entusiasmo, l'amicizia che vi fa portare avanti questo discorso? Che lo ribadiamo, sarà anche qua il 19 di marzo, Teatro Alessandrino di Alessandria, quelli che cabaret. Cos'è l'amicizia? Cosa vi spinge? Alla base c'è quello, sicuramente, se no non potremmo andare avanti. E successivamente, da non sottovalutare, il calore del pubblico che ci consente di continuare. Senza quello non potremmo andare avanti, certamente. E quindi la soddisfazione anche di avere un pubblico di giovani che ci ha conosciuto attraverso i genitori oppure attraverso YouTube, o ci vengono a vedere, magari ci portano da autografare dei libri che abbiamo fatto nel 1969, i nostri ragazzini, questi libri che sono dei reperti archeologici quasi, ma ce li portano come dei cimeli e ci chiedono autografo, insomma. Il fascino del vintage, e comunque veramente i più belli sono i filmati in bianco e nero, consentitemelo di dire, perché veramente danno proprio uno spettacolo d'epoca. E poi c'era, sai, l'entusiasmo della giovinezza e tutto quanto compete, così, il fatto di essere pimpanti e pieni di energie, insomma. Il derby, io poi conduco anche un programma di musica, e vorrei ricordare tra gli altri anche Gaber, visto che già che ci siamo. Certo, e beh, anche lui era un amico degli inizi, quindi è stato quello che tra l'altro mi ha insegnato a suonare la chitarra, quindi gli sono molto grato. Lui aveva iniziato dopo aver avuto un problemino al braccio, tra l'altro, quindi sì, infatti, un esempio. Sì, per esercitare la mano sinistra, infatti. Esatto. Ha avuto la poliomielite. Quasi tre ore, venga che uniamo i tavoli, signor. Voglio cantare e dimenticare coi nostri vini il nostro triste amore. Beh, noi ringraziamo Massimo Bagliani per avervi portato qua ad Alessandria. Ringraziamo Massimo Bagliani. Noi siamo felicissimi di venire in quel bel teatro. Buon lavoro, ci vediamo il 19 marzo. Grazie mille, a presto. Buona giornata. Arrivederci. Cosa ci vuole, si sa. Fa successo con la gente, si prende un filologico importante, la casa discografica di Accente, veste il cantante come un deficiente, lo lancia sul mercato sottostante.
questa è la canzone intelligente che farà cantare tutta la gente. Questa è la canzone intelligente che farà cantare, che farà ballare, che farà ballare lo sciocco in blu. Lo sciocco in blu. Lo sciocco in blu. Lo sciocco in blu.